Benvenuti ad una nuova puntata di N3 TV News sulla tecnologia, a cura di Punto Informatico. Io sono Silvia ed ecco il sommario di oggi, 11 ottobre 2007. Tutti i Beatles in un'ora. Un album, un floppy. iPod sì, ma la privacy? Visti biometrici dilagano in UK. Sempre più Google in città. Sigla! In un'ora. Quando uno ha poco tempo può decidere di ascoltare un po' di musica. Se poi ha un'ora di tempo, allora può ascoltare tutti i brani dei Beatles. Una sola ora, un solo MP3 e 13 album, tutti accelerati dell'800%. Floppy. C'è chi diffonde online la propria musica e chi la distribuisce su floppy disk. 19 tracce, compresse allo spasimo in formato WAV, tutte in un mega di spazio. Lo ha voluto la band inglese Batch Totem, che spiega: volevamo usare un mezzo obsoleto di diffusione, obiettivo raggiunto. iPod sì, ma la privacy? Sempre più spesso si guardano video sui lettori portatili e li guardano anche i vicini, in autobus o in treno. Chi non gradisce gli occhi degli altri ora ha una soluzione. Si chiama MyView Universal Edition, un supporto audio-video, occhiali ad alta tecnologia dotati di cuffiette, per vedere senza far vedere. Visti biometrici dilagano in UK. Anche l'aeroporto di Gatwick, a Londra, ha introdotto i visti biometrici. Fotografie e impronte dei passeggeri della Sierra Leone vengono confrontati con quelli registrati dall'ambasciata nel database della dogana. Se qualcosa non coincide, il passeggero torna a casa. Facile, efficiente, inquietante. Sempre più Google in città. Si allarga il servizio Street View di Google. Le città che si possono visitare strada per strada dal computer ora comprendono anche Chicago e Filadelfia. Cresce anche il servizio di pagine gialle. Sono già 30 le città italiane che si possono visitare dalla scrivania. Un click e sei a Roma, un altro click e sei a Palermo. Aerei, treni, roba vecchia. Qui basta il mouse. Cold eyes too. I hope you like our new cities. Street View! Find a place to park in Chicago. Street View! Look at all those streets in Portland. Street View! It's good for seeing new neighborhoods. Pittsburgh! You'll love virtual Pittsburgh. Per oggi è tutto, alla prossima. Ciao!